siamo qui a Trevi, in Umbria, al congresso di Riscossa Italiana, dove... Riscossa Italia. Riscossa Italia, chiedo scusa. Dove è in corso il congresso nazionale del primo anno di vita. Qui abbiamo sentito tutte le varie, i vari interventi, diciamo abbiamo preso atto di quanto è stato detto e fatto, ne faremo giusta considerazione nei prossimi giorni e poi da ospiti, in veste di ospiti osservatori, decideremo eventualmente quale strada intraprendere con, o da non intraprendere con Riscossa Italia. In ogni caso, intanto va detto, lascio la parola al Vate. In ogni caso va detto che io ho trovato, se mi fanno parlare lo dirò, è un ambiente molto aperto e molto simpatico. Per me è stato simpatico un incontro che è difficile trovare oggi in Italia, perché tu vai in riunioni politiche di vario genere, soprattutto della sinistra, del PD, eccetera, vedi soltanto facce arcigne, vedi atteggiamenti violenti, aggressivi, eccetera, che qui non abbiamo visto, e questo già è un fatto molto importante. Siamo nei pressi di un posto per me eccezionale, e adesso dirò perché, che sono le fonti del Clitunno. Allora dice, ma che è ste fonti del Clitunno? Allora, nel giugno del 1876, Giosuè Carducci, che era istituzionalizzato, sia Giosuè Carducci che il fratello Vilfredo, erano tutti e due istituzionalizzati. Non è che Giosuè Carducci fosse un poeta sciolto, era istituzionalizzato, professore universitario. E fu mandato come ispettore, 1876, fu a supervisionare una scuola in loco, a visionare il liceo classico di Spoleto. Saputo che c'era questa fonte, si fece accompagnare col Calesse mezz'ora da Spoleto vicino a Trevi, insomma, le fonti del Clitunno, e lì ebbe l'ispirazione dell'Ode, di una delle opere più importanti del Carducci, lo dobbiamo dire, perché quella è la cosa, è perché ci interessa, non perché io, a me piace moltissimo la poetica di Carducci, che è stato un grandissimo poeta, e soprattutto un poeta di una certa italianità, però questo è invece il più importante, perché il Carducci ebbe un'ispirazione classica, tant'è vero che scrisse questa ode secondo lo schema, e qui ti farà piacere a te, Oraziano. Lo sappiamo, delle odi, infatti lui richiama anche proprio nel testo Orazio e tutta la sua visione del mondo, le odi saffiche, l'ode saffica, che è una ritmica utilizzata da Orazio. Ma per che cosa? Soprattutto per il carme secolare. Quindi ci sono tutte queste associazioni di idee che sono importantissime. Tutti metamessaggi. Esattamente. Cosa vede Carducci alle fonti del Clitunno? A fonte del Clitunno lui vede cosa? Le fonti della nascita del popolo italiano. Perché? Perché intanto il Clitunno era il nume tutelare del fiume, e poi alle fonti del Clitunno c'erano anche le ninfe che cantavano le odi e le lodi degli amori, niente un po' di meno che di Giove, mi pare, Giano. Le odi di Giano ricordiamo. Cantavano le lodi degli amori di Giano con una divinità. Ricordiamo che Giano era il nome tutelare di Roma. Esattamente. Non era uno qualunque, un dio qualunque. No, infatti, attenzione, ma anche il nome tutelare di Roma, proprio della città. Sì, attenzione, che qui le cose sono molto importanti. Allora, gli amori di Giano con Camesena avrebbero dato origine alla razza italica. La quale razza italica nasce tra l'altro dalla fusione degli Umbri, dei Romani
e degli Etruschi, che questa fusione si realizza con la vittoria contro Annibale. Quindi è una simbologia. Ma è vera, storicamente sì, è vera, se non c'era il contributo da, Umbro, Osco, Sannita e delle province dell'epoca e degli Etruschi. Tu pensa, gli Etruschi hanno deforestato tutto il loro, questa è una cosa che non si sa, deforestato tutto il loro territorio che era, era prevalentemente realizzato da specie autoctone, incredibile ma vero, di abeti bianchi, come ci sono in Austria. E, perché? Perché con gli abeti bianchi, che avevano un fusto diritto e perfetto, esatto, ci si facevano le cose delle triremi, esatto, le cose, i remi, no, proprio la parte centrale, no, i remi, la parte centrale dell'ossatura dello scheletro della trireme, quella lunga, l'asse lungo, certo, capito? E lo facevano con un corpo unico, un certo, solido unico, perché non potevano fare le giunture, perché sennò non avrebbe retto. E l'unico albero che raggiungeva i 40-50 metri era l'abete bianco. Ed era alla Dispoli, a Cerveteri, in quella zona lì, incredibilmente. E loro avevano l'obbligo di fornire 30 abeti di quel genere lì al mese, perché affondavano in continuazione nella lotta contro i Fenici. Perché si dimostra intanto i Fenici erano nemici atavici degli Etruschi, lo facevano con molta passione, l'importanza della forestazione e della deforestazione, che è stata una delle caratteristiche fondamentali di Venezia. Ma no, era proprio la specie diciamo autoctona, che era completamente diversa da adesso. Così l'apostrofe, Umbria Verde. Sì, però quello che volevamo dire è che c'era un tipo di genetica vegetale che era completamente diversa da quella che conosciamo noi oggi. Anche perché giustamente l'umanità si comporta in funzione di dove vive, come vive e di quello che vuol fare. È chiaro, se non avessero avuto quegli abeti, io nemmeno sapevo l'esistenza. Questa è una cosa nuova. Sarebbero diventati uomini di mare, è comunque chiaro. No? Per me Carducci è superiore a Orazio. Chi? Carducci era superiore a... No, vabbè. Ma sono due valori differenti, perché Orazio è comunque un poeta istituzionale, quindi Orazio è stato, assieme a Virgilio, diciamo, i due poeti fondamentali della romanità. Orazio più che gli altri. Carducci Carpe è stato, diem, disgraziatamente, è stato... Un poeta che si è inserito con una rivendicazione del ruolo risorgimentale in una Italia che, come all'epoca descriveva alla perfezione Alfredo Oriani, non era all'altezza di quello che era avvenuto nel Risorgimento. Diciamo, però da questo punto di vista è importantissimo, perché se c'è stato qualcuno che ha creato questo innesto tra la nuova Italia e la romanità, lo dobbiamo a Carducci. Quell'ora... E qui è il punto è cruciale in cui Carducci pensò questa ode per tentare di unificare il popolo italiano in nome dell'eroismo bello. Ma lui aveva capito perfettamente qual era l'animo che... Allora, va ricordato che all'inizio delle guerre puniche, nella penisola italica c'erano circa 18 milioni, nell'area diciamo delle province romane già conquistate, c'erano 18 milioni di abitanti circa. Quando sono finite le guerre puniche c'erano 6 milioni di abitanti, cioè quelli sapevano che morivano ma non gli fregavo il cazzo. Stavano giù fino alla fine. Dum, hanno dovuto scendere alla fine. E erano tosti i Fenici, I Fenici erano i leader, mondiali del commercio all'epoca, non ci ricordiamo mai. Comunque la più grande potenza, c'è poco da fare. Vabbè, io penso che dovevamo dire queste cose, noi le abbiamo dette, e per il momento voi le vedrete, cari amici, su Alba Mediterranea. Sempre, solo! Sempre! Laudetur? Priapus. Bene, bene. Qui ecco una cosa, che qui manca l'ode a Priapo. Qui Priapo si aggirava, Priapo si aggirava tra queste piante a bagnarsi. C'era anche Pan, oltre che Pan Priapo. Pan e Priapo se la vedono tra di loro, si tiravano reciprocamente l'uccello. Non essere osceno ogni volta, dai. Perché l'uccello non esiste. Io ho parlato di uccelli. Va bene, ok.